Siamo con Samuel Greco, centrocampista del centrocampo. Innanzitutto come stai? Come ti senti? Beh, tutto bene, tutto sommato speravo peggio, è andata bene. Tu hai qualche ricordo di domenica? Cosa ti ricordi? Ma più che altro prima la botta non me la ricordo, mi ricordo solo quando poi sono tornato cosciente Ti sei accorto di quello che è successo? Non mi sono successo, non mi ricordo niente, proprio zero. L'unica cosa che mi ricordo è prima della caduta. E sei riuscito, non sei riuscito quindi a ringraziarlo? Sì, all'arbitro sì, sono riuscito a ringraziarlo tramite WhatsApp tutto bene. Ok, quando speri adesso di tornare in campo? Ma da quanto so, dalla seconda attacca in teoria dovrebbe essere tra le 1 e 2 settimane. Ok, pronto per il finale di campionato? Sì. Ok, grazie Sam. Allora siamo con Anna e con Piero Volpi, il presidente del centrocampo. Per quello che è successo domenica, vuoi fare un ringraziamento a Risucci, all'arbitro? Sicuramente, lo ringrazio e non finiremo mai di ringraziarlo per quello che ha fatto. È stato velocissimo di intervenire prima che arrivassero i nostri dirigenti, perché prima che lui andava si accertava di quello che succedeva e chiamava i dirigenti, la situazione sarebbe diventata veramente critica. Invece non ci ha pensato due volte ed è intervenuto subito. Quindi grazie, ma tante volte grazie, non finiremo mai di ringraziarlo. Ok, parlavamo prima magari sui corsi di primo soccorso. Corsi di primo soccorso, allora io ho già contattato la Croce Rossa e ci stanno programmando una giornata per i corsi di primo soccorso. Comunque noi abbiamo un allenatore che è qualificato sia per il primo soccorso che per gli interventi con il, come si chiama, il defibrillatore. E un altro nostro allenatore che anche lui può lavorare e intervenire col defibrillatore. Sono autorizzati, per ora abbiamo loro due, ma penso dal prossimo mese avremo almeno una decina di persone che possono intervenire. Perfetto, grazie Presidente. Prego.